stupido passare al, come si dice, alla parte specifica, pratica di questo, laboratorio. Che faremo? Allora, come avete visto, questi sono tutti preziosi giocattoli, però la loro funzione è quella di suonare. E ci sono, diciamo, due grandi famiglie che noi prendiamo in considerazione. Una è quella del fischietto che ha un suono a massimo 2 o 3, e poi quelle dei fischietti ad acqua. Siccome Erasmo Treglia e Raffaello sono, diciamo, più esperti di me sulla pratica degli strumenti, facciamo vedere un attimo come suonano questi strumenti, perché poi questo, voi dovete prendere questi strumenti e suonarli. Noi abbiamo fatto una cosa particolare oggi, un po' di pazienza, abbiamo cercato le note di questi strumenti, perché una delle caratteristiche è l'intonazione, non è definita al 100%, sono suonate un po', penso, no? Suonate strumenti, flauto. L'intonazione è abbastanza definita, però la nota più o meno è quella. Noi abbiamo cercato di mettere insieme alcuni fischietti nei suoni che potevano essere raggruppati, nell'idea che possiamo fare una piccola orchestra di fischietti che suona un suono alla volta in uno sviluppo melodico di questa partitura. Allora, però, la prima cosa dobbiamo farli sentire. Fischietti, sì. No, prima cosa è fare attenzione a maneggiarli. Esatto. Nel caso non si accada, dai, qua c'è l'acqua, Erasmo, ci abbiamo messo un po' d'acqua, fagli sentire questa cosa là. Che però l'acqua è un elemento importante che noi non possiamo considerare oggi, vuole un po' più tempo a lavorare con quell'acqua, però insomma faglielo sentire un attimo come funziona. Vabbè, prima di tutto tutti i fischietti, sia questi qui che hanno un solo suono o bidonali, sia questi ad acqua, sono costruiti tutti con la stessa logica, cioè devono essere fatti come con la scalanatura di un flauto, come con un flauto dolce, cioè bisogna creare quella scalanatura in modo che l'aria che viene fuori dalla bocca, girando lassù, produce il suono. Quindi tutti i costruttori che vediamo qui, ovviamente vedete forme le più diverse perché vengono da varie regioni italiane e quindi da vari costruttori, ma la tecnica di base è sempre la stessa, cioè l'immissione dell'aria, l'aria va su questa scalanatura che è come quella del flauto dolce o di tutti i flauti, insomma, a becco, e solo questa cosa produce il suono. Mentre in questi la cassa armonica è data dal corpo del fischietto, tutti i fischietti sono vuoti all'interno, altrimenti non potrebbero suonare, quindi l'aria va là dentro e viene amplificata, più sono grandi e più il suono è basso, più sono piccoli più sono acuto. In questo corpo invece di alcuni dei fischietti viene messa l'acqua, ed è un fischietto d'acqua, viene messa l'acqua sia per ottenere naturalmente un timbro, un effetto particolare, sia perché molti di questi qui sono proprio fatti come dei galli, delle gallinelle, degli uccelli, perché sono proprio gli animali simbolo di questo genere di strumenti, in quanto molti di questi strumenti servono perché portano fortuna, perché simboleggiano qualche cosa di importante. Solo se sei uno che riesce a suonare un gallo sei pronto per essere maritato, sei in grado di sposarti a qualcuna. Quindi per esempio in Basilicata in genere si costruivano soprattutto galli, perché si andava nella festa tradizionale a comprare un gallo e a dare con questa dimostrazione di acquisto e di suono il segnale che si era pronti per maritarsi con qualcuno, insomma, lì che partecipava alla festa. Io vi faccio sentire questo ad acqua, ovviamente. Questo è molto semplice. L'importante
è riuscire a mettere la giusta quantità di acqua, perché l'acqua non deve né essere troppo bassa, altrimenti il suono sarebbe molto debole e difficile da ottenere, né deve essere troppo alta, perché altrimenti arriva vicino a quella scanalatura e il suono non esce più. Ma è una cosa abbastanza facile da imparare. L'unico problema, non so, maestro Spalagna quando l'ha fatto, quando c'è la terracotta, uno ci mette l'acqua, sta lì un quarto d'ora e poi è pronto per suonare, la terracotta se l'ha asciugata tutta l'acqua. Tu paghi. Quindi significa bagnarli in anticipo in modo che assorbe l'acqua, la terracotta, e poi naturalmente c'è più, è più facile per un'oretta, eccetera. Ci sono questi quattro cifre qua. Se si sposta un pochino, cambia un pochino la quantità di trillo che può fare il fischietto. In alcuni ci sono anche dei fori, qui quello che vedo, gli occhi della gallinella sono finti, però spesso ci sono dei fori che permettono di avere una piccola variazione rispetto a, sì, rispetto al, quindi abbiamo un suono di base e la possibilità di fare, oddio, quello lì lo suona anche senza acqua, questo non è una fischietta acqua, infatti non, quindi, anche perché infatti è troppo alta la cosa, insomma. E appunto, per quello che riguarda il fischietto ad acqua, è uno di quelli lì tra virgolette più utilizzati nell'ambito delle musiche di insieme, perché è quello che si sente di più. Gli altri hanno più, diciamo, un uso particolare, veramente come strumento quasi solista, per poter essere strumento di inizio di un rituale, di una cerimonia, di un momento collettivo, proprio perché servono soprattutto per portare fortuna, per dare un segnale e un augurio. Mentre questi qui possono essere inseriti all'interno di un gruppetto dove magari si suona un organetto, un tamburello, che hanno un volume di suono forte, ma questo si sente lo stesso. E quindi con questo si riesce anche a portare il ritmo, eccetera. Come spesso accade quando facciamo cose che riguardano alcuni periodi dell'anno, ad esempio il Natale, durante il Natale il fischietto ad acqua serve per accompagnare o l'organo o la zampogna, perché è uno degli elementi che stava nei racconti, nei Vangeli apocrifi, in cui c'è un uccellino che alla capanna suona per Gesù bambino, e quindi non solo viene utilizzato quando si fa una novena con le zampogne, con le ciaramelle in chiesa o in giro, ma addirittura l'organo da chiesa spesso ha un registro, quindi ha la possibilità di inserire il registro uccellino, e il registro uccellino è fatto da una serie di canne, sempre le canne d'organo, una serie di canne che vanno dentro una bacinella di acqua, e quindi quando l'organista mette il registro uccellino, l'aria va a finire dentro la bacinella d'acqua e fa lo stesso effetto che ho fatto io fischiando qua dentro. Quindi uno sta suonando una qualsiasi composizione tradizionale o classica, e a un certo punto col registro uccellino, uccello o comunque si possa chiamare, si sente qualcosa che fischia insieme all'accompagnamento e all'armonia e alla melodia fatta dall'organista. Questo è per quello. Vediamo. Ecco, perfetto, ci sta. Dagli quello, prova sì. Quest'altro qui. Devo provare a portare un ritmo su qualche cosa. Sì, volta. Sì, adesso glielo. Intanto proviamo il fiato. Vai. Posso provare. Fai che c'è. C'è un battista qui. Un battista in fa. Esatto. No, qua, apriamo questa parte qua in fa. Allora, cominciamo a soffiare. Soffiamo un attimo. Uno alla volta, dai, soffia un attimo. Allora, facciamo un ritmo. Pa, 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 vai.
adesso. Aspetta, andiamo avanti. Chi è che sono? Quello è l'unico indò. Mi raccomando, Attenzione. Prova un attimo, suona. Vai. Prova insieme. 1, 2, 3, 4. Ritmo. Pa, pa, pa. Perfetto, fermi un attimo qua. Allora, andiamo in là. Ce ne metto un altro po', troppo... Aspetta, proviamo questo in là per piacere. Prova un attimo. Più forte, più forte, più forte. Perfetto. Prova tu un attimo. Esatto. Insieme per due, per favore. 3, 4. Attenzione. 1, 2, 3.
concetto qual è? Dovete stare attenti al tempo, eh? Dando il carattere del pezzo, eh? Ricominciamo. 1, 2, 3, ah. Oh, e là va addormentate, che è? Non so sicuri ancora di entrare. L'attacco, 1, 2, 3. Siccome si ripete, ce ne fate una. Allora, capite che il dialogo è domanda e risposta. Domanda e risposta. Loro non hanno capito, secondo me, che c'è il levare. Sì. Gli appunti, eh? Alla sonata, 1, 2, 3.
tre. Aspetta! Intoniamo. Questo è più difficile, questo esercizio, eh? Quanti c'hanno in là? Alzate la mano. Attenzione. Shh. Per favore, silenzio. Vai. Dovete controllare il fiato. Provate un attimo. Chi c'è là?
sì, quant'altri sì abbiamo? Dai, dai, intona, intona. Devi adatto, questo dobbiamo intonare, dobbiamo trovare la dovete abituare alla nota, ecco perché vi do la nota io. Mantieni il fiato giusto. Bravo, insieme tutti e due. Insieme con per due. Insieme per due. Tre, già. Insieme, insieme, insieme. Attenzione, tre, già. Il mi tuo. Esatto. Questo è più difficile, questo lavoro, perché dobbiamo stare in... Allora, il suono è un mi. Il secondo è un si. Qui... sì, però non ce l'abbiamo, no. Possiamo lasciare, lasciamo così, sì. Lasciamo il mi. Sì. Qui là. Là, per favore. Attenzione. Là, il là, per favore. Perfetto, che ho la minore questo qui. Si, mi. Perfetto, allora lentamente. Attenzione con me. Prima sequenza, io vi chiamo mi. Si, mi. La. Si. La melodia come funziona? Questo è un son mi, si, mi, la, si, mi. L'ultimo mi è mi e si insieme. Mi, si, mi, la, si. Tutti insieme. Basta, perfetto. Facciamo questo accordo, si e mi insieme. Allora, perfetto, ci vogliono 5 minuti in più.
Allora, leggero le... Tutti!
Ok, questo fa dai. Ci riproviamo prima del concerto. Allora, ricapitoliamo. Questo è un brano che poi lo proviamo col sound check, perché c'è anche il coro che canta. Quando io vi chiamo lo stop, vi fermate. Chi suona il fischietto d'acqua è sempre l'ultimo della sezione, siccome la sezione ha una struttura di quattro parti. Attenzione, 1, 2, 3, 4. Aspettate, vediamo. La! Thank you.